Buonasera, bentrovati a TGM Sport Friuli Venezia Giulia. Sarà un sabato ricco di anticipi, quello che il calcio regionale è pronto a regalare alla vasta platea calcistica, in particolare in eccellenza e in promozione, con ben sei incontri della quinta giornata del girone di ritorno, a cominciare dall'impegno interno della capolista Bria Lignano, che ospiterà il San Luigi, a seguire Azzurra contro Codroipo, Juventina contro Sistiana, Zaule contro Profagagna e Chiarbola Ponziana contro il fanalino SPAL Cordovado. Il match più interessante è sicuramente quello di Brugnera tra Tamai e Progorizia. In promozione Girone A, la Cordenonese 3S del neotecnico Pino Rauso proverà a rallentare la marcia del Fontana Fredda, a seguire invece poi Teor Maranese nel girone B. Trivignano, Ancona, Lumignacco e il derby UFM Pro Romance. Si giocherà poi in tutti i gironi di prima e seconda categoria con diversi derby e sfide di rilievo. In prima categoria VCR Gravis contro Barbeano, Serenissima contro Fulgor e Ufi contro Mariano. In seconda categoria Profagnigola Valvasone, Sarone 1975 Cavolano, Treppo Artenese, San Gottardo Asto San Giorgina, Morsano Bertiolo, Palazzolo Castionese, San Vito al Torre Terzo e Murgia Campanelle. Come anticipato, si gioca in eccellenza la quinta giornata del girone di ritorno. Vedo collegato da Gorizia Marco Bisiak, alla quale passo la linea per raccontarci l'intera giornata. A te la linea, Marco. Sì, ciao Giuseppe, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori, grazie della linea. Allora, vediamo di presentare un po' questa quinta giornata di ritorno del campionato di eccellenza, una giornata un po' sui generis, un po' particolare perché si gioca in gran parte in anticipo al sabato, ben sei le partite in programma sabato pomeriggio, solo tre la domenica pomeriggio. Degli anticipi, solo uno si gioca in un orario inconsueto rispetto alle abitudini per questo periodo, cioè le 15:30, ed è la partita tra Tamai e Progorizia. Gara intrigante, particolare, perché si affrontano due squadre che avremmo immaginato avrebbero lottato per il titolo a inizio stagione, invece si giocano il secondo posto ed è comunque tanta roba. In questo momento la Progorizia è al secondo posto ed è forse la favorita per l'accesso ai playoff nazionali dopo i quattro successi consecutivi in questo girone di ritorno. Però il Tamai è in forte crescita rispetto alla prima parte di stagione un po' zoppicante, ha vinto quattro delle ultime cinque partite a cavallo tra l'anno vecchio e l'anno nuovo ed è reduce dal successo il primo esterno del suo campionato in casa della Juventina, l'altra goriziana. Quindi sarà una gara decisamente intrigante da seguire. Sempre al sabato, ma alle 14:30, come tutti gli altri anticipi, giocherà invece la capolista Bria Lignano. Ed è una partita non così scontata quella che la attende contro il San Luigi, perché è chiamata a riscattarsi la prima della classe dopo il pareggio inatteso contro il tricesimo e si trova di fronte a un San Luigi che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Quindi staremo a vedere. Zona pericolosa della classifica e punti da conquistare per la salvezza, che sono un po' il leitmotiv degli altri anticipi del sabato. Andiamo a scorrerli rapidamente. Allora, Azzurra Premariaco contro Codroipo. Si confermerà l'Azzurra Premariaco dopo essersi finalmente sbloccata dopo una vita, ha ritrovato la vittoria? Sarà interessante capirlo, però, di fronte a un Codroipo che a sua volta ha bisogno di muovere la classifica. Chiarbola Ponziana, SPAL Cordovado. Chiarbola Ponziana un po' in flessione, reduce da due KO di fila. SPAL Cordovado con le spalle al muro, è forse una delle ultime spiagge queste per i pordenonesi per andare un attimino a riavvicinare la zona salvezza o quantomeno la zona play-out. Poi Juventina, Sistiana Cesena, questa tra l'altro è una partita che produrremo con le nostre telecamere, quindi anche su Media 24 gli appassionati potranno seguirla in differita.
martedì 13 e poi in una delle repliche della settimana. È uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Juventina risucchiata in zona playout dopo il KO contro il Tamai e un po' in difficoltà anche per via delle tante assenze. Sistiana Seslian, penultimo, segna pochissimo, solo 12 gol sin qui in stagione e ha 10 punti di ritardo la zona salvezza. Anche qui ha bisogno sicuramente di fare punti e proverà a farlo in casa della Juventina. E infine Zauler Abuiese, Profagagna, 26 punti per entrambe, sono appaiate in classifica. Lo Zauler arriva però dal punto conquistato in rimonta nel derby contro San Luigi, mentre a Profagagna dal pesante 5-1 subito dalla Pro-Gorizia, risultato anche forse più severo di quanto ha detto il capo, però insomma una sconfitta rotonda che i rossoneri vorranno provare a dimenticare e a cancellare. Poi le tre gare della domenica, tutte alle 14:30. In campo scenderanno le altre due squadre in lotta per il secondo posto assieme alla Pro Gorizia e quindi per l'altra classifica, la San Vitese e il Tolmezzo. La San Vitese che ospita il Calcio Maniago Vajont, che invece ha bisogno di punti salvezza, e il Tolmezzo che non vince da ben 5 partite, era ancora a dicembre l'ultima volta contro la Juventina, che se la vedrà con il tricesimo, che invece è ringalluzzito, nonostante una classifica deficitaria, ma è ringalluzzito dal punto a sorpresa, strappato niente meno che alla capolista Brian Lignano. E infine Rivedarcano Flaibano contro Fiume Veneto e Bannia, in palio 3 punti che non possono ancora voler dire salvezza, assolutamente è troppo presto, la classifica è ancora troppo corta, però vorrebbero dire per una e per l'altra un po' di tranquillità senz'altro e un posto praticamente subito dietro le big della classifica. Quindi non ci resta che aspettare che le squadre scendano in campo e seguire quello che potranno fare e potranno regalarci. Ciao Giuseppe, alla prossima. Grazie Marco, ci aggiorniamo lunedì per il post partita della giornata. Passiamo un attimo al torneo delle regioni. Il vicepresidente del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia ha parlato della logistica che svilupperà il torneo delle regioni 2024 in programma in Liguria. Ascoltiamo il servizio di Francesco Tonizzo. Fabrizio Chialvesio, ormai ci siamo, le selezioni stanno facendo gli ultimi ritocchi in vista del torneo delle regioni. Abbiamo capito che Sesto Levante è il nostro quartier generale e ci sono già più o meno un po' di idee chiave sulla logistica. Sì, buonasera a tutti. Noi adesso stiamo ultimando la preparazione qui in quel di Santa Maria. Avremo ancora qualche amichevole. Praticamente noi con tutte e tre le squadre avremo ancora quattro incontri, di cui gli ultimi due faremo naturalmente allenamento. Si giocherà a Sesto Levante, praticamente proprio a Sesto Levante e Lavagna, cioè circa 6-7 km dal quartier generale, due partite da una parte e una partita a 2 km, perciò quest'anno siamo abbastanza avvantaggiati, solo logisticamente. E mercoledì 14 qui gioca gli Under 19 con... Sì, mercoledì giocherà l'Under 19 con Charlie Smozzano in prima squadra e precedentemente martedì giocherà l'Under 17 contro l'Udinese. Un nuovo centro sportivo dedicato alla boxe e alle arti marziali miste è stato inaugurato a San Giovanni al Natisone. Adiacente al velodromo, la palestra sarà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di pugilato della zona e intende ampliare la propria attività allargandola anche a livello regionale. Sentiamo le parole del maestro Salvatore Praino e il servizio ovviamente del nostro direttore Francesco Tonizzo. Salvatore Praino, finalmente ce l'avete fatta, avete aperto una struttura, secondo me, che non ha uguali in regione, per cui complimenti. Sì, guarda, quando abbiamo proposto di ingrandirci, ho pensato subito a questo posto, perché io abito proprio qua vicino, la mia casa è a 200 metri da qua, un posto che è chiuso da tanto tempo e tutto quanto, ed è proprio vicino a un polo sportivo qui a San Giovanni, no? E quando sono riuscito a comunicare con il proprietario è rimasto entusiasta dall'idea che avevo. E questo qua, tutto questo è partito già 2 anni fa. Dunque abbiamo un po' traballato per arrivare a questo punto, tra discorsi di permessi, cose. Addirittura sembrava più che non si doveva fare che si doveva fare. Però
insieme col presidente, insieme con anche la stessa presidente dell'associazione del pugilato, Giuliano, ha detto qua è un posto centrale e dunque dobbiamo cercare di fare qua una sede di pugilato. E ce la siamo riusciti. Qua praticamente, oltre alla sede ufficiale della pugilistica Team Praino, è anche un centro per il Friuli Venezia Giulia a venire a fare allenamenti, corsi, che ci sono i corsi anche dei tecnici, corsi tra gli arbitri, ed è tutto centrale, è un punto centrale dove praticamente così riusciamo a fare. Poi, se vedete, è abbastanza grande e ospita un po' più di persone in confronto ad altre palestre che hanno molti metri meno così. Ed è venuta questa idea di farlo. Ci siamo riusciti. Non lo so come, ma ci siamo riusciti. Ed è come vincere un titolo, secondo me, ma anche di più, perché chiaramente tanti ragazzi possono venire qui a fare attività. A proposito di attività, Team Praino, a livello agonistico, cosa avete in serbo quest'anno? Allora, come a livello agonistico, oltre abbiamo anche un bel settore giovanile. Abbiamo iniziato nel 2007 anni fa, adesso non mi ricordo, con i ragazzi, ma stiamo andando avanti. Abbiamo avuto sempre delle buone proposte giovanili. Che per di più, il 25 febbraio, un ragazzino che ha iniziato qua a fare attività amatoriale, cioè giovanile, all'età di 7 anni, certo, Zimbru Konstantin, sì. Denis, esordirà come schoolboy a febbraio nella sua categoria. Dunque è un percorso che ha fatto dal primo settore giovanile, cioè i cuccioli. Lui ha fatto i cuccioli, cangurini, canguri, allievi, e adesso fa il suo proesordio come schoolboy. Ed è importante questo per il pugilato, avere il settore giovanile, che lo stiamo anche qua finalmente coltivando molto bene con le varie soluzioni sportive e tutto quanto. E dopo abbiamo il settore dilettantistico, che sta andando molto bene. Abbiamo due ragazzi veramente molto bravi, uno addirittura l'anno scorso è diventato vice campione italiano della categoria junior dei 57 kg e adesso abbiamo anche il fratello, che lui invece è stato eliminato ai quarti di finale, però ha fatto, sono due bravi in prospettiva, sono due grandi pugili che veramente faranno molto bene. Abbiamo un'elite, abbiamo due elite, uno si chiama Scolaris, l'altro è Andriola. Andriola ha ripreso quest'anno, purtroppo sono stati due anni di stop, però anche Andriola è stato un medagliato ai campionati italiani, Youth, nel 2020, in pieno Covid, ha vinto la medaglia di bronzo. Spettacolo. E ultima, maestro, eventi, pensate di organizzare qualcosa, qualche gara, qualche riunione? Sì, probabilmente di fare a maggio, adesso dobbiamo ancora decidere la data, probabilmente di fare a maggio una manifestazione dilettantistica proprio qua a San Giovanni, con io vorrei mettere il ring lì da vicino alla pista di pattinaggio, e qua abbiamo qui abbiamo veramente un bellissimo polo sportivo qua a San Giovanni, mi piace tantissimo, no? È il criterium giovanile, perché dobbiamo sempre pensare al futuro, non dobbiamo pensare che con due o tre atleti andiamo avanti, facciamo, dobbiamo pensare sempre, come dire, come dicono i termini dei calcini, la cantera. Dobbiamo pensarlo, se no non va avanti. Io non posso pensare ci sono solo due pugili e vado avanti con quello, ma con questo vengo supportato non solo io, ma c'ho il tecnico sportivo di pugilato anche, che si chiama Nicola Sostero, oltre a fare il corso di MMA è anche un validissimo tecnico sportivo di pugilato. Abbiamo un settore giovanile che è supportato sia da me che da un altro ragazzo, e riusciamo a, diciamo, a seguirli, perché qua dobbiamo seguire tantissimo i ragazzi, soprattutto nella nostra disciplina. Bravi e in bocca al lupo. Grazie. L'amministrazione comunale di Maiano e la comunità del paese collinare hanno festeggiato il neocampione del mondo Stefano Viezzi, maianese doc, che domenica scorsa ha vinto la maglia iridata del ciclocross a livello juniores a Tabor, in Repubblica Ceca. Nel corso della serata sono state premiate anche le altre giovani azzurre maianesi, Ilaria Tombosco tesserata per la Sanfiorese e argento ai tricolori 2024, e la campionessa d'Italia Elite Sara Casasola. Ascoltiamo il contributo realizzato dal direttore Francesco Tonizzo.
Stefano Viezzi, un campione del mondo a Maiano, quest'anno hai vinto praticamente quasi tutto quello che c'era da vincere. Il dopo però, com'è? Come ti senti? È gratificante comunque vincere un mondiale, vuol dire tanto per me ma anche un po' per le persone che sono venute a vedermi e per chi mi ha supportato, quindi li ringrazio ancora, ringrazio anche di essere qui in comune a Maiano per la manifestazione e quindi un grazie va anche comunque a tutta la squadra che mi segue, la nazionale, Daniele, tutti quelli che mi hanno dato una mano e sì, sono contento, non ho molto da dire, sono contento e ringrazio tutti ovviamente. Senti, la gara, ce la racconti un attimo, duello all'inizio con il francese, poi lui è stato sfortunato ma anche tu non è che insomma ti sia andato tutto bene, alla fine sei stato più forte dove secondo te? Ma secondo me è stata più una questione di tecnica perché ho parlato con Daniele la mattina, avevo visto che dentro le canaline si erano scavate molto e ne erano uscite delle pietre taglienti, anche nelle gare del sabato Paletti ha bucato molto, quindi sapevo di evitarle ed è stato utile perché è proprio lì che Sparpel ha bucato e io ne ho approfittato, poi anch'io ho avuto un piccolo problema però ho tenuto duro e sono riuscito ad arrivare all'arrivo. Puoi raccontarci gli ultimi 50 metri perché ti abbiamo visto con le mani in testa, incredulo, ti ricordi qualcosa? Non ci credevo, felicissimo. C'è veramente un'emozione grandissima perché comunque è un po' l'obiettivo mio della stagione da cui all'inizio ambivo senza pormi grossi problemi perché non pensavo neanche di riuscire a fare tutto questo, ma anche un po' per tutti quelli che corrono in bici, un po' diciamo il sogno nel cassetto di tutti e quindi veramente felicissimo. E siamo tutti felici che tu sia felice. A questo punto un po' di riposo, poi inizi lo molli, la stagione anche su strada, no? Sì, inizio... E cambi squadra. Sì, inizio con la Work Service, una bellissima squadra. Adesso faccio qualche giorno di pausa, poi prossimamente farò un ritiro con loro. Conoscerò anche i miei nuovi compagni di squadra, sono molto felice, quindi vediamo se la stagione di squadra e di strada regala ancora qualche gioia. Ultime due curiosità, Stefano. La prima, quanto c'è di Pezzalini in tutti questi risultati? Perché cioè, fisicamente ti sei trasformato. Diciamo che lui ha la mente dietro, no? Perché non è facile trovare i lavori, magari lui poi mi studiava molto perché guardava le gare, poi il lunedì mi parlava, mi diceva hai fatto quello, quell'altro, dobbiamo migliorare lì, e quindi secondo me tutto, quasi tutto il merito va a lui, io non lo ringrazierò mai abbastanza per il sogno che mi ha dato perché alla fine era un sogno. E quindi veramente sono per lui, sono veramente felice anche perché comunque sono, mi ha detto quando ho vinto l'italiano ero il suo primo atleta che vinceva un italiano, quindi anche lui purtroppo non è riuscito a venire a vedermi domenica perché lui era su, ma ha avuto un imprevisto, però quando l'ho chiamato era il settimo cielo e ci tenevo anch'io magari dopo l'arrivo ad abbracciarlo e a dirgli grazie, però non è stato possibile. E l'ultimissima, proprio adesso, ciclocross ha dato tantissimo, la strada pensi che ti possa dare altrettanto? Che tipo di obiettivi hai? Ma io spero di sì, perché la mia crescita l'ho fatta quest'inverno lavorando bene, quindi secondo me posso togliermi qualche soddisfazione su strada. Adesso inizia la stagione, ma comunque su strada farò anche un po' di mountain bike, quindi sicuramente mi divertirò, poi spero che gli obiettivi vengano da sé, da loro, quindi vediamo questa stagione e comunque l'ultimo anno junior e poi si vedrà per il mio futuro. Anche per questa sera è tutto, TGM Sport ritorna lunedì sera dopo il telegiornale condotto dal collega Alessio Conforti. Io vi auguro un sereno weekend, vi lascio alla programmazione serale del canale a seguire la partita del campionato di seconda categoria Girone F tra Vesna e Primorec. Buona serata.